Sì, Gioacchino da Fiore è un personaggio che ho scoperto grazie a questa trilogia scritta da Adriana Toman. È un personaggio immenso, cioè l'ho conosciuto meglio, nel senso che sapevo chi era, ma non avevo capito lo spessore reale di questo personaggio. Gioacchino è un personaggio che non te la manda a dire, e non ha paura dei poteri forti, non ha paura della Chiesa, nonostante lui sia, insomma, sia un frate, sia una persona dedicata in tutto e per tutto a Cristo, ma nel vero senso della parola, tant'è che ancora oggi è molto discusso come personaggio della Chiesa Cattolica. Ancora si discute se farlo santo oppure eretico, perché andava contro qualsiasi cosa era su cui era fondata all'epoca la Chiesa Cattolica. Lui era contro le crociate, era contro la guerra, insomma, dice il messaggio di Cristo è quello d'amore, non si può liberare i luoghi sacri andando con la guerra, ma solo con l'amore si riesce a superare tutto. Ecco, hai detto una cosa secondo me molto giusta, che molte volte si contravviene proprio in questo, cioè si giustifica magari la guerra o si giustificano determinate azioni, però in realtà il messaggio magari anche evangelico è un altro, il fatto della fratellanza, del fare al prossimo tuo quello che insomma vuoi sia fatto a te, cioè questo è il senso. In questa serata noi cosa vedremo di Gioacchino che magari non conosciamo ancora? Sì, appunto, in questo specifico episodio, in questa serata, in questo Il dono del male, esce fuori questo grande coraggio, questo immenso amore di Gioacchino, del fatto che lui non ha paura di nessuno, non ha paura di questi regnanti. Lui si trova di fronte Riccardo Cuor di Leone, insomma Filippo di Francia, Giovanna, la sorella di Riccardo, che sono insomma i personaggi che all'epoca tenevano in pugno l'Europa, il mondo, governavano loro su tutto, e il potere reale forte era il loro oltre a quello ecclesiastico, e lui non ha paura assolutamente di dire come la pensa di fronte a loro, e continua a dire, addirittura dice che il loro vero problema è la paura. La paura, loro vogliono conquistare sempre di più per sentirsi più sicuri e più potenti, ma il messaggio più grande è quello che ha lasciato Cristo, continua a dire, solo con l'amore si riuscirà forse a risolvere i problemi dell'umanità.